i soldi privati questi. Se lo metti, se lo metti nel sito. Certo che lo metto. Sono tutti i soldi privati che dobbiamo fare noi. Perché il comune non vi dà niente. Visto che non si decidono a alzare gli scogli. È l'unica cosa, gli scogli. Perché farebbero la barriera, quindi si aiuterebbe ogni volta questo problema. Sono sprofondati, non servono più a niente. Sono lì problemi. Ma loro preferiscono portare della sabbia quando la porteranno. E noi tutti gli anni ci siamo qui. Quindi è il problema che c'è tutti gli anni. Ogni piccola mareggiata, cioè, anche d'inverno, se non facciamo come si dice le barriere, se non facciamo il frangimento, le barriere con i trattori, avremo l'acqua sulla strada tutte le volte. Qualcosa dovrebbe fare con la barriera lì, no? Per fortuna che c'è un po' di barriera esistente, perché se non ci fosse avremmo già il mare in paese. Ma questa è una barriera naturale quella che c'è, no, o l'avete fatta? No, l'hanno fatta. Penso che ci sono zone in Italia quando succede qualcosa, ma non fanno neanche questo. Quanto costa tutto questo? Ah, questi qua sono trattori che hanno 100 euro l'ora. E quindi ogni bagno deve spendere per riuscire a sistemare? Ma lì donazioni, lì dopo, un po', sono tutti i mesi così. Vanno via migliaia di euro. Ma gli altri proprietari dei bagni sono lamentati? Ma il comune dice che non ha soldi? È un intervento che per adesso non dicono niente, insomma, il comune finora non ha detto niente, adesso vediamo andando avanti. Perché tanto sanno che intervenite voi, che avete interesse, quindi. Come gli altri anni, no, il comune della sabbia non c'era portato.